l'uso dei filtri. Questa volta a prendere posizione contro la deriva dei ritocchi social è Carla Bruni e lo fa postando un collage di foto dove in una appare con la pelle liscia, gli zigomi, le labbra in rilievo, mentre nell'altra si mostra al naturale, senza trucco e senza inganno. Ecco l'effetto che produce questo genere di filtri. Non siamo tutte Kardashian, afferma la supermodella. 55 anni, reduce dal Festival di Sanremo, dove è apparsa in forma strepitosa, e aggiunge: che esagerati questi filtri. Mi chiedo in che epoca viviamo, se questo è l'ideale della seduzione, è una cosa che andrebbe vietata ai nostri figli. In tanti la ringraziano per essersi schierata contro la bellezza posticcia promossa dai social network. Oggi le applicazioni in grado di correggere i difetti risultano sempre più performanti. Non si tratta di semplici effetti leviganti, fa notare la Bruni, ma di veri e propri inganni digitali che regalano lineamenti e volti nuovi. Influencer, attori, cantanti, ragazzi e ragazze, tutti sembrano ormai cedere alle lusinghe del fotoritocco. Secondo le statistiche, un adolescente su due modifica le proprie foto per assomigliare ai propri idoli o per ottenere un'immagine di sé degna di essere pubblicata. E dietro a questa inquietante abitudine, per gli psicologi, si nascondono insidie molto serie, come il controllo ossessivo del proprio aspetto. Tra i messaggi di apprezzamento, però, non mancano neppure le critiche. C'è chi sostiene che l'ex modella non possa ergersi a paladina della bellezza acqua e sapone, poiché sarebbe ricorsa troppe volte alla chirurgia estetica. Che ipocrisia, lei così lontana dalla naturalezza, si legge tra i commenti. In tal senso fa sorridere l'ultima foto postata dall'attrice Sharon Stone, che nel giorno del suo compleanno si è mostrata con due super gommose labbra di caramella. Attacco frontale ai bisturi e alla mania dei filtri.